Valerio De Medici, figlio di Cosimo il Vecchio, avrebbe preferito sicuramente passare alla storia per le sue doti di diplomatico, di politico, di banchiere, che non per la sua gotta. Infatti è stato chiamato e viene ricordato come Piero il Gottoso. Piero De Medici fu amatissimo dai fiorentini. I fiorentini lo amarono molto, addirittura arrivarono a chiamarlo Piero il Pio. Ma sfortunatamente è passato alla storia come il Gottoso, appunto, per la sua malattia che affliggeva i piedi, o al massimo per essere stato il padre di Lorenzo, quello che sarebbe diventato poi il Magnifico. La gotta era una malattia che colpiva specialmente le classi nobili, i ricchi in pratica, perché si tratta di un accumulo di urea dovuto a un consumo eccessivo di carne o di selvaggina. Il popolo minuto era rarissimamente affetto dalla gotta, perché la carne non la mangiava mai, oppure molto molto di rado. In realtà si mangiavano molto più fagioli, pane e altre cose, ma la carne no. Mentre i nobili, che avevano enormi tenute di caccia, i medici in particolare, mangiavano continuamente selvaggina e carne. Molto più probabilmente nel caso di Piero si associarono le due patologie, sia l'artrite che appunto un principio di gotta. Un esame paleopatologico effettuato su molti dei membri della famiglia dei Medici ha evidenziato però una differente situazione da quella che la storia ci ha sempre riportato. Questi esami sono stati effettuati sui resti mortali appunto nelle cappelle medicee qui a Firenze, in San Lorenzo. Che la gotta dei Medici era in realtà in molti casi quella individuata come gotta o tramandata nella storia come gotta, era in realtà una malattia reumatica, come abbiamo visto anche per lo stesso Piero. E bisogna tenere presente che spesso e volentieri i medici dell'epoca tendevano a inserire nella gotta una serie di malattie che comunque o non conoscevano o conoscevano in maniera molto molto vaga. Una cosa è certa, che sicuramente grazie a queste analisi si è scoperto che almeno due degli appartenenti alla famiglia dei Medici, alla potente famiglia dei Medici, cioè Cosimo I e Ferdinando I, soffrivano in effetti di gotta.